Come faccio a sapere che è quello che vedo io? Tu cosa vedi? Insomma, il vecchio Jim che faceva il pilota di aerei e il vecchio John che faceva il pilota di aerei non volevano dire quello che entrambi vedevano benissimo, perché non ci potevano credere. La sera dopo rividero la stessa cosa incredibile. Decisero di volare a bassa quota per vedere meglio. Sotto di loro si stendeva il bosco, in mezzo al bosco c'era una prateria e al centro esatto della prateria c'era il puntino nero con le orecchie. Volando basso basso videro che era un lupo. Un lupo seduto, schiena perfettamente eretta e zampe incrociate. Secondo te? Cerchia e cerchia, John e Jim non trovarono la risposta e tornarono a casa. Era ora di cena. Ma se se ne vanno, poi come faremo a sapere cosa ci fa lì un puntolino nero, un lupo immobile, schiena retta, zampe incrociate al centro di una prateria? Io però lo so cosa ci fa là quel punto immobile al centro di una prateria che è in mezzo al bosco. Volete che ve lo racconti? Volete che ve lo racconti? Volete che ve lo racconti? Lui è il signor Lupo. Il signor Lupo era uno scrittore, un filosofo, e tutto il giorno pensava, leggeva e scriveva. Insomma, era sempre con la testa tra le nuvole, sbatteva contro le cose, pestava le cacche dei cani. Era proprio distratto e astratto, fino a... Sbatteva contro le cose e le persone. Era proprio distratto e astratto, fino a quando non si innamorò di signora Anatra. E anche signora Anatra si innamorò di lui. E così si sposarono. Fu una cerimonia bellissima. E anche la luna di miele in barca, su e giù per il mare, era stata bellissima. Poi però tutto tornò come prima. Il signor Lupo tornò con la testa tra le nuvole. Fino al giorno in cui signora Anatra depositò tre bellissime uova. Ah, quando vuoi, eh? Depositò tre bellissime uova e si mise istantaneamente a covarle. Covava, 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 non la smetteva più. Sembrava che nella vita non avesse mai fatto altro. Così, di colpo. Prima è una persona normale che lavora, scola la pasta, prende il treno, va al supermercato, compra il tonno, insomma, cose normali, no? E poi, di colpo, cova. Signor Lupo tornava a casa e trovava signora Anatra accovacciata a terra con quell'aria serena che sia di fronte a cose che è normale, quindi bello che accadano. Come dire, sono un'anatra che cova e quindi... Fu lì, davanti alla sua anatra covante, che il signor Lupo decise di non voler più essere così astratto. Glielo dicevano tutti. Devi stare più nella realtà, smettila di pensare, di riempire quei foglietti dei tuoi pensieri. Devi vivere! Così, il signor Lupo adesso voleva vivere, non scrivere, vivere. E una sera, tornando stancamente a casa, carico di libri, e pensando che le uova potevano essere una meravigliosa esperienza.
E se te le covasse io, le uova? Hai la febbre? Sei malato? Non ho la febbre! Ma caro, ma sei un lupo! E allora? Voglio covare, ecco! E lo voglio fare in completa solitudine! Sì, sono o non sono un lupo solitario io! Voglio diventare responsabile delle mie azioni, ecco, come dire. E voglio vivere concretamente fino in fondo la mia vita. Ma io? E tu? Tu devi mammare! Insomma, voglio dire, sei un'anatra, che diamine, tu puoi volare! Invece di stare qui, stupidamente legata a queste quattro... Tre uova! Però, se il lupo cuba, io potrei non fare niente. Pensa a un bel periodo di non far niente. Belle passeggiatine, svolazzamenti, dormicchiatine. In fondo, covare non è altro che aspettare che le uova si schiudano. Ma si può fare in mille modi diversi, no? Ma anche non facendo niente. Ma accetto! Così col mattino di primavera. Così quel mattino di primavera, quasi estivo, signor lupo condusse signor anatra sul colmo di una collinetta, nel punto più alto dove si poteva vedere il mare più infinito. Signor lupo guardò negli occhi la sua dolce retrina, le accarezzò lungo il capino, poi le mise al collo una collana che aveva come ciondolo un orologio, o meglio, un timer da schiusa. Esattamente 28 giorni sarebbe tornata a casa per accogliere insieme i loro piccoli. Poi, signor lupo sollevò signor anatra con delicatezza. Mi raccomando, con delicatezza. Delicatezza. Con delicatezza. 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 Con delicatezza. Poi il signor lupo scaraventò signor anatra con veemenza fino a farle toccare il cielo, e in un attimo l'anatra non fu neanche più un puntolino lontano. Adesso tocca a me. Mamma.
Non posso covare in casa, sono un lupo solitario, no? Tutta gente che entra e esce da quella casa. Ci vuole un posto adeguato alla mia figura, ci vuole... Una prateria? Una prateria? Un bosco! Un bosco, il bosco è il luogo adatto per un lupo solitario. Io lupo, non penso che il bosco sia il luogo più adatto dove covare. È freddo e umido, ah no, quella cosa che non dovrebbe succedere con le uova. Vabbè, ho avvertito. Il bosco! Ci siamo. Oh, le prime due vocali le conosce? No! Prima e l'ultima. Non saprei. Il bosco è buio. Ma chi l'avrebbe mai detto? È umido. Ah, giura, giura. Se prendono freddo. Magari una prateria. Dovrò cercare altrove. Magari una prateria. La postazione! Dai! Adesso? Covi! No, signor lupo, non mi sembra il caso. Se si addormenta, signor lupo le schiaccia, ma così le schiaccio. Buonanotte, piccoli miei. E così il signor lupo cominciò a fare esperienza. Ma nonostante i buoni propositi, non poteva fare a meno di scrivere. Si sa, il lupo perde il pelo ma non il vizio. E così ha preso con sé una cartellina piena di fogli bianchi e una penna nuova di zecca. Meditava di scrivere addirittura un libro. L'arte di attendere, sottotitolo Storia di un lupo che cova, o meglio, lupo covante, i covanti e i non covanti. La cosa che faceva più di frequente covando era guardare il cielo, brincare con lo sguardo la tua anatra in volo. Faccio bene. No, brincare no, troppo quotidiano. Individuare, cercando di scorgere signora anatra in volo. Sei romano. L'attesa è guardare lontano nel cielo per capire se ti riesce di individuare. No, dai, signor lupo, è troppo scientifico, vedere. No, individuare no. Cioè, individuare è vedere. Troppo scientifico. Che avrebbe detto? Vedere. Di vedere la tua anatra in volo. Un genio. È un poeta, Passeggia. Non ho nessuna intenzione
perdere tempo, far finta di andare, ma poi tornare. Chi vola mette un punto esclamativo nella vita. Tutti lo vedi. Chi svolazza dei puntini di sospensione. E c'è chi vola e chi svolazza. Beh, io svolazzo. E svolazzando, arrivò davanti alla stazione e decise di sedersi in sala d'aspetto. Una sala d'aspetto. È fatta apposta per aspettare, no? Di solito la gente aspetta un treno. Chi aspetta di partire, chi aspetta qualcuno che arriva. Insomma, tutti aspettiamo qualcosa. Lei aspettava che si aprissero le uova. Aspetti, eh? Aspetto. Saggio si è arrabbiato. Numerel? Fastidio. Signora Anatra? Lei che treno sta aspettando? Ma io non aspetto nessun treno. E cosa aspetta allora? Ma aspetto che il lupo finisca di covare. Alla stazione si aspettano i treni, non i lupi. Quindi, se lei non sta aspettando nessun treno, deve smammare. Alla stazione la gente parte e la gente arriva. E se non parte non arriva. Chi era? Toc. Ma non ho tempo. E allora? Ma in fondo un treno è un modo come un altro per far passare del tempo. Prendo il treno. E così presi il primo treno per non sapeva bene dove. In effetti sul treno cosa facciamo? Stiamo seduti buoni dentro un vagone, guardiamo dal finestrino, sfogliacchiamo una rivista, dormicchiamo allungando i piedi tra i piedi del dirimpettaio, quello che c'è di fronte. Sì? Insomma, facciamo una cosa sola, aspettiamo. Sì, ma dove dobbiamo arrivare? E soprattutto, quando? Così dopo 3 giorni di viaggio il treno arrivò in una stazione e non si mosse più di lì. Forse erano arrivati? L'anatra così scese e la lancetta del timer segnava le 11. Quindi erano trascorsi solo 11 giorni da quando il signor lupo l'aveva scaraventata nel cielo e gliene restavano ancora 16. Non c'era fretta. Nel frattempo, signor lupo... Signor Lupo! Sì, chiamatelo. Signor Lupo! Eccolo. Signor Lupo, come vai? Era perso. Chissà che faccia avranno. Di che colore avranno gli occhi, eh? Porpora. E che carattere avranno? Cioè, saranno pensierosi e riflessivi, come me, liberi e concreti, come la mamma. Saranno malinconici o allegri? O saranno sportivi o mollacchioni? Saranno maschio o femmina? Saranno lupi o
anatre? Anacchiotti. Anacchiotti? Anacchiotti. Saranno anacchiotti? Anacchiotti. Lupi? La lupi! Non adesso. Questo? Sì, questo sarà Giorgio. Un astronauta. Sì. E questo sarà che sarà un violinista, un autista, allora uno scienziato, un autista. Questo sarà un poeta. Questo poeta, saggista. Saggista. O stagista, dipende. Pizzaiolo! Questo sarà pizzaiolo! E guarda là che scrive. Non hai visto una persona metterci tanto? No, c'è lupo! È un lupo solitario! Vai, povete in azione. L'attesa è immaginare ogni giorno il volto che avranno i tuoi figli quando non sono ancora tuoi figli. Io lupo, ho ripetuto due volte la parola figli. No. Ah, no. No. No, 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 ma che? Okay. No. Ma... Quando non sono ancora. E non sono ancora? Finito lì? L'attesa è immaginare ogni giorno il volto che avrà dei tuoi figli. Parare, signor lupo! L'attesa è immaginare. Mi illuminerò di mezzo. Signor lupo, è conciso. Più poveto. L'attesa è immaginare ogni giorno il volare. È bello, è ambiguo, si capisce niente, poco chiaro, conciso, sì, ma mirabilmente incomprensibile. Arte contemporanea. Strano, ma ci sono altre vocali nel vocabolario. Signor lupo! Buongiorno! Ecco, io... È un po' di giorni che la vedo lì! Che cosa! Ecco, io mi dicevo, mi chiedevo, ma come fa a mangiare? No, perché, ecco, lei dovrebbe andare a caccia. E si dovrebbe allontanare. E poi si deve cucinare. E come fa? Ecco. Ora io ho pensato, ecco, di portarle una cugina. Spezzatino con i piselli. Signor Peach,
Ma così da quel giorno signor Riccio si occupò di cucinare per il signor Lupo bistecche d'agnello, quaglie arrosto, bollito misto, vitello tonnato, l'alta cucina! Così il signor Lupo, sollevato dal problema del cibo, poteva dedicarsi senza distrazione alla cova. Il signor Riccio tornava ogni giorno, ma ogni giorno sembrava sempre più giù. Signor Riccio, ma è un po' di giorni che la vedo triste, pensieroso. Cosa c'è con la gruccia? Ecco, che sono già un po' di giorni che lei cova. Io faccio da mangiare. E a un certo punto lei avrà anche finito di covare. Ma signor Riccio, ma oramai. Signor Riccio, ma oramai siamo amici, io e lei mi ha nutrito. Ma io non ho ancora covato! Uova? Vedi? Poverino! Sta a vedere che adesso non sono un lupo solitario, ma sono un lupo cattivo! Lupo! Pochino! È mio! Dai, lupo, su, non faccia storie, vada a dirgli di sì! Vedi? L'ha detto! Lo faccio solo per te! Mi ricordavo una persona, lo faccio per te! Ecco! No, è schifezza però, se no mi sembra, ecco, mi sembra di aspettare qualcosa che deve ancora venire. Ecco, è un po' come al cinema, prossimamente al cinema. E tu sei lì. Tu sei lì che guardi un film e vedi qualcosa che ancora vedi, le uova sono come un prossimamente al cinema. Intanto, signora Anatra è arrivata a destinazione. Anche se poi destinazione, non lo so, destinazione è quando sai dove arrivi. Se non sai dove arrivi, fai, sono arrivata, no? È tipo, si è fermato.
Arrivata, non lo so neanche io dove. Arrivata a destinazione da qualche parte, dopo aver svolazzato un po' di qua e un po' di là, un po' di... insomma, ha svolazzato in giro, signora Anatra, non si capisce bene quello che fa. Arriva, va, parte, pia, fa... Dopo aver svolazzato un po' di qua e un po' di là, però, vedi, un patto, che cosa posso fare adesso che ho svolazzato tanto? E va, vede, però no, quella panchina, e pensa, è l'ideale per riposarsi dopo tanto svolazzo. E quindi però prima che riesca a sedersi verrà interrotta. Non se ne parla proprio. Mao! No! È fuori discussione, Mao! Impossibile. No, dobbiamo uscire subito, subito, con la notizia, Mao! Sì? Sì, dobbiamo uscire con la notizia prima del vento le parole. Noi siamo il parole al vento. Originali qua. Mao! Sì. No, no, dobbiamo arrivare prima noi, assolutamente. Sì. Chi è? Cosa fa? Perché lo fa? Mao! La gente è curiosa e vuole delle risposte, Mao! E anche noi, Mao! Ma non si fa così! Mi ha fatto male! Mao? Mi scusi, sa? Non volevo farle del male, Mao! 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 L'informazione... Bravo! L'informazione non può aspettare, Mao! Ma l'informazione cosa deve vedere, appunto. Cosa? Mau? Miau. Mau? Facile dire miau. Come chi è? Per dire. Mau. Io sono Miss Cat. Ma chi l'avrebbe detto? E sono una gatta. Ma voilà. Mau. Detto fosse e come bicicletta. Tutte le gatte sono curiosa. Mau. Quindi, chi sono? Mau. Ma è evidente, sei un triciclo motore. Mau! Sei un gatto! Mau! Brutto! Se le mangiano, ma bello papà,
un'anatra che ha delle uova con un lupo che cova. E nel frattempo che lui cova, lei fa la giornalista, no? Ma cosa c'entrava il giornalismo con le sue amate uova? E così quella giornalista, che non capiva niente, diciamo, non capiva niente. Miau! Lei sa la F. Raccontò per filo e per segno la storia della sua vita, fino al matrimonio con il lupo, la nascita delle uova e il loro momentaneo distacco, finendo con la frase: ma così io adesso svolazzo in attesa delle uova. Ma è magnifico! Sì, magnifico! Lei potrebbe svolazzare per noi, no? Sarebbe splendido, lei potrebbe svolazzare in giro per il mondo per conto nostro. Potrebbe essere la nostra anatra inviata, sa? Mau! Sì, abbiamo bisogno di penne nuove, penne fresche, sì. E potrebbe risollevare le sorti del parole al vento, così, vale a dire, del mondo. L'anatra rosì imbarazzata. Lei doveva solo aspettare che il suo caro signor lupo finisse di covare le uova. Si chiese però se risollevare le sorti di parole al vento fosse un buon modo per aspettare. Certo, lei avrebbe preferito star seduta, come i bambini in questo momento, in una sala d'aspetto, o in un treno, o in un teatro, o su una panchina in un parco, o piuttosto svolazzare. Ci vuole per sollevare le sorti di parole al vento? Meo, 2 o 3 giorni, meo. Ma c'è già tempo! Ma certo! E così, mentre signora Anatra e Mischietti si incamminavano verso parole al vento, un nome proprio perfetto per un giornale, per studiare di risollevare le sorti del mondo, nella prateria, che è, ricordiamo, in mezzo al bosco. Dov'è la prateria? Non hai studiato, è 2 ore che lo dico. Dov'è la prateria? Dov'è la prateria? Guardi dotte! Non ero sicuro. Dov'è la prateria? Nel bosco, signore! Era in mezzo al bosco! Ma signori! Nel bosco! Ok, quindi. Bosco! Vedi, quindi, signor lupo era ad aspettare che le cova no, andasse dove? Nella prateria! Buono! Ti posso dire una cosa? Dica! Quando andiamo tutti! Grazie, mi va bene anche semplicemente levarmi di torno il signor lupo. Nella prateria il signor lupo era attraversato da 1000 pensieri, ma andava avanti, indietro, su, giù, vedi, guarda com'è pensieroso. Non lo faceva mica apposta, lui provava a concentrarsi sulle cose, ma per lui non c'era scampo, pensieri sempre nuovi lo percorrevano in lungo e in largo. Dica. Non lo so, e senti, fa l'altro c'è miau, quindi non penso. Però anche signora Anatra era percorso da 1000 pensieri che la attraversavano in lungo e largo. Insomma, quella notte accadde qualcosa di straordinario, come solo l'amore sa essere straordinario. Signor Lupo e signora Anatra erano divisi da giorni, questo lo sappiamo, e l'uno non sapeva nulla dell'altra. Eppure, quella notte successe che entrambi ebbero nello stesso momento lo stesso identico pensiero. Quella fu la notte dei pugnali, la notte dei pensieri incrociati. Mi sono sbagliato un po'. Insomma, tra poco nasceranno. E quindi, li avrò proprio qui, davanti a me, come vedo voi adesso. Ma se loro nascono, vorrà dire che io avrò smesso di aspettare. Ma quanti
perderlo. Però, se ho smesso di aspettare, vorrà dire che quello per cui ho tanto aspettato sta per iniziare. Li potrò vedere finalmente, eh? Saranno belli o saranno brutti? Belli. Belli. Saranno intelligenti, sì, o stupidi? Esattamente 24 ore del 27esimo giorno, il giorno della scusa. I piccoli stavano per nascere. Io ero di tanto con quasi così. Però suono, non ci pensano mai. Sono contento, facendo su due baffi di quello che stanno facendo. E neanche noi ci pensiamo mai a cosa staranno facendo quando lei suonerà. In fondo, questo è il lavoro. In fondo è il suo lavoro, no? Mi dia la penna, le penne fresche per un giornale. Cos'è che dice la sveglia? Smettila di fare quello che stai facendo, è il suo mestiere! Qua! Pronto? Signora Cat? Sono la signora Anatra. Sì! No, non posso salvare parole al vento perché stanno nascendo i miei anatrini! Sì! No! Ma non posso fargli l'intervista! Devo pulirgli le piume! Oh sì, ho i peli! Ma insomma, i piuli. No, senta, addio, eh. Addio. Dovevo andare, eh? Di là. No, aspetta, di qua. No. Vado di qua. No, era là. Scusa. Dove devo andare? Dov'è che deve andare? Non lo so. Di là. Se ci fosse qui il mio lupo, chiamalo. Lui mi porterebbe a casa in un baleno. Telefono. Ma lui non ce l'ha il telefono. Perché lui non lo vuole il telefono. Non ce l'ha. Lui dice che sono delle schifezze moderne. Solitario. L'alfabeto abbiamo ripassato. Ok, sono un lupo solitario, ma sarò capace
di farli nascere completamente da solo. Ma stai tranquillo, calma, sì, tutti. Sì, adesso bisogna pensare solo a loro. Sì, allora no, non possono nascere sicuramente qua. Assolutamente, no. Impossibile. No, ci vuole un posto caldo. Tipo una casa. Caldo? Tipo? Un posto dove ci sia del cibo. Tipo una casa. Hai visto mai dovessero nascere affamati? Una casa. Qua. Una casa. Ho trovato. Aspettate. Li faccio nascere a casa. Un genio, ti faccio da fare. No. Niente. È pericoloso. E se succede qualcosa mentre li porto a casa? No. Gliela costruisco intorno una casa. Sì, e la facciamo di vetro. No. Si fa bene. Così posso vedere da fuori quello che succede. Però da solo non ce la posso fare. Chi mi aiuta? Signor Rich. No.